Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo ad ogni nostro debitore. E non abbandonarci alla tentazione. Poi disse loro: Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte vada lui a dirgli: Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: Non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi e darti i pani, vi dico, anche se non si alzerà a darteli, perché sei suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quando gliene occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi se il figlio gli chiede un pesce gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo gli darà uno scorpione? Se voi dunque che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Ben ritrovati amici di Stato Quotidiano, questa nostra rubrica è questa 17ª domenica del tempo ordinario. Abbiamo visto nelle ultime domeniche il buon samaritano e quindi questo Gesù che ci insegna ad essere prossimo verso gli altri, ad accogliere l'altro in noi. Abbiamo visto Marta e Maria, questi due esempi di donne, una dedita all'amore, al servizio, ma dimentica l'essenzialità, l'ascolto di Dio, si fa prendere dall'affanno dell'amore dimenticando la radice dell'amore. Quindi Maria, questa donna pronta ad ascoltare Dio e da lì poi partire nel suo amore. Oggi la liturgia ci pone un altro brano stupendo, la descrizione di Dio come padre, a cui rapportarsi. C'è un Dio che è un padre. Noi nel corso delle nostre giornate, della nostra vita, usiamo tante immagini per rapportarci a Dio. Spesso è un giudice, spesso è un amico, spesso è un dittatore, spesso è qualcuno che ci fa anche del male, verso cui siamo arrabbiati. Ma c'è un'immagine, l'unica immagine bella e stupenda di Dio che viene dalla Sacra Scrittura, che è un Dio padre, un Dio che genera l'uomo e verso cui ha sempre un legame profondo. A Gesù chiesero: insegnaci a pregare. Come facciamo a rapportarci a questo Dio? È forse la domanda che tanti di noi abbiamo dentro. Come rapportarci a Dio? Come instaurare con lui una relazione? E Gesù è chiaro, è molto semplice, molto, molto diretto. Gesù insegna il Padre nostro, una preghiera scontata per noi, ma che non lo è affatto. È una preghiera profonda, che ha radici profonde nel cuore dell'uomo. Quanti di noi non desiderano un rapporto paterno che accompagna tutto noi stessi? E questo rapporto paterno a volte nell'umanità non si trova, o perché non ci sono più i padri, o perché i padri che ci sono non sono più in grado di fare i padri. C'è un solo padre da cui ogni paternità e ogni esempio di essere padre e madre deriva, è Dio. Allora Gesù dice: rapportiamoci a questo Dio, insegna il Padre nostro. In questa versione di Luca è un Padre nostro risicato, abbiamo ascoltato, molto breve, solo le frasi principali: Padre nostro che sei nei cieli. Cosa significa dire Padre nostro? Padre nostro era il titolo di un libro di un autore a me caro, diceva Padre nostro e non solo mio. Padre nostro significa che io mi apro al cuore dei fratelli, con tutti io dico Padre nostro, non è mio, è di tutti, e verso questi fratelli ho un dovere di amore perché siamo figli dello stesso Padre. Dice sia santificato il tuo nome. Dio non ha bisogno della nostra santificazione del suo nome, è già santo. Non possiamo noi peccatori santificare il suo nome, ma dire sia santificato il suo nome significa dire che quello che noi facciamo nel mondo deve santificare il nome di Dio. Chi ci incontra deve dire Dio esiste. La nostra esistenza deve lasciar parlare di Dio, deve essere trasporto di Dio. E poi sentiamo ancora dire che dobbiamo perdonare. Chiediamo a Dio che perdoni i nostri errori perché perdoniamo gli errori degli altri. Questo è lo stile della familiarità, della paternità e della fraternità. Io perdono i tuoi errori perché possono essere i miei. E
è il padre che guarda e perdona i figli che si perdonano tra loro. E poi dice: non ci abbandonare alla tentazione. La tentazione non viene da Dio, il male non è di Dio, il male è frutto dell'egoismo dell'uomo che è entrato nel mondo, e da questo male ne derivano tanti mali che noi spesso attribuiamo a noi stessi o a Dio, ma che in realtà sono i mali che l'uomo nei secoli ha creato, le conseguenze del male che l'uomo ha creato. E chiediamo a Dio: non abbandonarci, non ci far stare soli. A questo Dio però dobbiamo rapportarci, dobbiamo avere una relazione. Spesso in noi ci sono barlumi di preghiera. Questo brano ci racconta questi esempi di andare alla casa di un amico e bussare con insistenza perché ci dia da mangiare, bussare e chiedere con insistenza di essere accolti, oppure ci dice che chiunque darebbe un pezzo di pane ad un bambino, non uno scorpione. Quindi ci vuole, attraverso queste immagini fragili, raccontare chi è Dio. In tutti noi c'è un barlume di preghiera. Tanti di noi dentro sentono a volte l'istinto di pregare Dio, ma poi non viene approfondito. E gli istinti di preghiera possono essere molteplici: può essere la gioia del ringraziamento, ma può essere anche la rabbia tremenda verso Dio, l'essere incazzati profondamente con Dio perché la nostra vita non va come vogliamo. Ma anche questa è preghiera, anche il pianto è preghiera, anche la gioia, il sorriso, il ringraziamento, l'esultanza, tutto può essere preghiera. I salmi ne sono una testimonianza. Ringraziamo quindi Gesù perché ci indica con molta chiarezza, in poche righe, come rapportarci a Dio. Quello che sentiamo dentro dobbiamo sempre approfondirlo, dialogare con Dio, un dialogo che a volte è sereno, un dialogo a volte tormentato, ma sempre rapportarci a Dio. Anche quando siamo arrabbiati, continuare sempre a rapportarci a Lui, perché con un padre ci si arrabbia, con un padre a volte non si comprendono i gesti, ma con un padre sempre ci si ama. Buona domenica.